In diretta con la seconda giornate come queste fanno bene a noi, fanno cazzi ucraini. Dovremmo essere in linea fra pochissimo con Piazza Maggiore perché è arrivato il pullman della Virtus, le celebrazioni per la vittoria dell'Eurocup della squadra bianconera. Stiamo vedendo proprio adesso le immagini del pullman della Virtus. Per noi in diretta da Piazza Maggiore c'è Luca Pinkerle, che dovremmo avere in collegamento per farci raccontare. Ricordiamo che inizieranno poi domenica anche i playoff. Ma quella che di fatto è la festa della Virtus per celebrare, commemorare quella che è stata una storica Eurocup vinta contro Bursaspor per 80-67. Questo è stato un risultato che ha dato l'accesso all'Eurolega. Ma adesso lasciamo parlare le immagini, perché vi facciamo vedere quella che è la festa della Virtus. Tutti i giocatori che si stanno stringendo la mano sopra il pullman aperto per lasciare sì che tutti i giocatori possano prendersi l'abbraccio caloroso e metaforico di questa piazza. Prima ci sono stati anche cori individuali per ciascuno dei giocatori, per celebrare di fatto tutti quelli che sono i protagonisti di questa vittoria. Prima è stata anche sventolata la Coppa, l'Eurocup, era questa la promessa fatta dalla Virtus alla città di arrivare qui con il pullman, fermarsi sul crescentore e mostrare a tutti il trofeo come in questo momento. Adesso è Amar Alibegovic che sta alzando il trofeo di Eurocup, adesso sta passando nelle mani di Daniel Hackett che si sta prendendo tutto l'urlo della sua piazza. Cori a tema. Cori a tema che hanno di fatto poi regalato questa emozione ai tifosi. Non so se mi sentite ancora, ma sì, sì, ti sentiamo perfettamente. Luca, vai avanti pure. Che sta riprendendo tutta. Tutti i giocatori stanno riprendendo la scena con il telefonino per poi condividerla attraverso i propri canali social, come sta facendo anche la Virtus tramite dirette sui tutti i propri canali. Ma è un momento di festa, è un momento che proietta la Virtus in questa vittoria nella storia, ma è una Virtus che vuole proiettarsi ovviamente anche nel presente e nel futuro, perché con l'accesso all'Eurolega adesso la Virtus ha in programma già, perché lo ha un po' spoilerato ma Massimo Zanetti nel post gara dopo la partita con Bursaspor, che la Virtus adesso ha fatto la storia con l'Eurolega ma vuole rimanerci, quindi probabilmente sarà un progetto più ambizioso quello dei prossimi anni. Sarà una Virtus che vorrà rinforzarsi e ci sono già anche i primi nomi di mercato. Una di quelle notizie che potrebbe arrivare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, come racconta già qualche voce di corridoio, è che Toko Shengelia potrebbe rimanere per un altro paio di anni in Virtus. Lo vedete adesso saltare, di fatto applaudire a tutti i propri tifosi per prendersi poi quello che è il calore di una piazza su che Shengelia vorrebbe trattare come casa per i prossimi due anni. Ci sono anche giocatori infortunati, Abbas, Udo, che fanno parte certamente del gruppo, così come lo stesso Alibegovic che avete visto prima, Ceron e tutti gli altri che non hanno avuto il posto nella finale di Eurocup ma che hanno fatto parte della stagione, che sono stati parte integrante di questo gruppo. È stata una vittoria storica anche per coach Sergio Scariolo, che ha vinto il proprio primo titolo continentale, non l'aveva mai fatto in Europa, e quindi è stata una festa anche per il curriculum di un allenatore che oggi ha parlato anche ai colleghi di Sky Sport dicendo che ringrazia sicuramente la proprietà per quello che ha fatto, ma è una proprietà che non sta spandendo oltre a spendere, ma che utilizza il budget a disposizione in maniera molto cauta, logica, per costruire una squadra che non solo vuole stupire ma che vuole consolidarsi all'interno del campionato italiano, ma anche in Europa, Rita. Luca, quanta gente ci sarà in piazza? Sappiamo che è arrivato proprio pochi istanti fa il pullman annunciato, ha percorso le vie del centro e adesso appunto è arrivato in Piazza Maggiore. Siamo scollegati? Ancora. E intanto sentiamo i cori anche per Massimo Zanetti. Queste sono le immagini che ci arrivano da Piazza Maggiore, ma potremo magari arrivare e tornare alle immagini anche nelle prossime edizioni dei nostri notiziari. Stiamo vedendo ancora le immagini che ci arrivano dalla diretta e dal nostro Luca Pinkerle che è in collegamento. Come detto, Virtus che in questo momento sta festeggiando questa vittoria in Eurocup che dà alla squadra bianconera l'accesso all'Eurolega. Virtus. Eccoci, siamo di nuovo davanti al pullman della Virtus, Rita.
con i festeggiamenti che proseguono. È salito sopra i sedili del pullman Toko Shengelia per mostrarsi a tutta la piazza, sta tenendo l'Eurocup in mano e intanto i giocatori si fanno mandare cappellini, sciarpe, felpe per firmarle, lasciare un ricordo indelebile ai tifosi che sono presenti qui oggi in piazza. È anche una festa per tanti tifosi, ma anche per lo store che sta mettendo di fatto in vendita le magliette celebrative che indossano tutti i giocatori in questo momento, e dicevano one more come slogan prima della finale, e adesso di fatto questo one more si è trasformato in un festeggiamento un'altra volta in piazza a festeggiare il sesto titolo europeo, il secondo della gestione Zanetti dopo la Champions del 2019. Rita, sono immagini di festa, sono immagini di una piazza che vuole godersi una squadra di basket. Massimo Zanetti ai nostri microfoni proprio all'immediato fischio finale della gara ha detto: ho sentito il sindaco Lepore, gli ho detto che questo era il mio regalo per la città di Bologna, una città che vive così intimamente col basket, e credo che da queste immagini, da questo abbraccio, da questi tifosi si possa capire bene di che cosa stava parlando il patron Zanetti, una squadra che sembra essere tutt'uno con la città. Allora Luca, tu ovviamente rimarrai in Piazza Maggiore per noi, per seguire anche l'evoluzione, tutto quello che succederà in questa serata di festa. Ricordiamo che poi la Virtus tornerà in campo proprio domenica nei playoff contro Pesaro, che si è qualificato un po' a sorpresa appunto in questi playoff. Luca, grazie, grazie per essere stato con noi, e ovviamente nei prossimi nostri notiziari mostreremo ancora tante immagini della serata di oggi. Un flash anche sul calcio, perché il Bologna continua gli allenamenti, ultima partita casalinga, quella di domenica alle 12.30 contro il Sassuolo, tutti a disposizione di Sinisa Mihajlovic per l'ultima gara appunto allo stadio Dall'Ara. Ma intanto andiamo ad ascoltare Scouten per il Bologna. Sono arrabbiato per tutte le due cose, perché penso che, come dici tu, non siamo andati bene in campo, all'inizio non abbiamo fatto bene, però poi abbiamo recuperato tutto. Penso che se non dai il rigore vinciamo quella partita, quindi dobbiamo guardare a noi stessi e dobbiamo dire che dobbiamo fare meglio, però anche l'arbitraggio ha fatto un sbaglio che non ci ha aiutato. Vi ha sicuramente penalizzato, voi la partita l'avevate ripresa ed eravate andati in vantaggio, tra l'altro con una tua rete, un tuo gol possiamo dire meraviglioso, ti va di raccontarcelo? Ah, sono contento perché non segno tanto, quindi ogni gol è speciale, però speravo anche in quel momento che quello ci portava la vittoria, che quello non è successo, quindi quello mi dispiace. Descrivicela l'azione, come ti è arrivato il pallone, come l'hai buttata in porta? Ah, quello non lo so, non lo posso dire perché non pensi in un momento così, quindi va automatico. È un momento emozionale, siamo molto felici che il mister è con noi, e per quello mi dispiace ancora di più che non abbiamo vinto questa partita. Per lui e anche per i tanti tifosi, perché sono tantissimi i tifosi che vi hanno seguito a Venezia, erano oltre 2000. Sì, l'atmosfera, soprattutto perché i nostri tifosi fanno tanto rumore, mi è piaciuto, quindi sì, i tifosi hanno aiutato tanto, anche per quello mi dispiace. Ogni partita in Serie A è tosta, quindi è sempre difficile, però penso che abbiamo la qualità di vincere ogni partita, quindi anche questo vogliamo vincere, spero con l'aiuto dei nostri tifosi che lo facciamo. Forza Bologna, e spero di vederti in stadio Renato Dell'Ara. Giornate come queste fanno... uno stadio pieno, dunque Scouten, in vista della gara di domenica contro il Sassuolo, grazie per essere stati con noi, intanto una buona serata.